Ha già preso una svolta strana questa partita. Siamo solo all'inizio e siamo già nell'azione. La cosa non mi dispiace. Siamo in prigione? Penso che ci abbiano scaricato. Ai ai ai. Ehi, state bene? Sì, per fortuna. Cavolo, quella roba era assurda. Peggio ancora, quella cazzo di... Quindi lei in realtà è così, eh? Tu come stai, Joker? Te le ha suonate per bene. Niente di che, gliela farò pagare. Niente di che, tranquillo. Mi hanno menato e drogato nel gioco prima, quindi. Beh, ottimo. Maledetta Alice, si comporta come se potesse comandare tutti. Probabilmente perché crede di poterlo fare. Sarò incazzato finché non gliela farò pagare. Allora, dove ci troviamo adesso? Sembra che siamo finiti sottoterra. Direi che è una sorta di discarica. Per ora pensiamo a come uscire di qui. Già. Beh, strano che ci hanno solo scaricato. Questo pozzo mi dà il volto a stomaco. Chi getterebbe delle persone nell'immondizia in quel modo? Una come lei? Dobbiamo sbrigarci e trovare un modo per uscire da qui. Non abbiamo idea di cosa ci attenda. Teniamo d'occhio le nostre condizioni mentre avanziamo. Menu comandi, ok. Questo menu ti permette di controllare lo stato dei membri del gruppo, modifica l'equipaggiamento e altro. Ok, c'è equipaggiamento. Oggetto, equipaggiamento, persona, statistica e sistema. Avremmo lasciato i soldi a casa, che abbiamo solo 5.000 yen. Santo cielo, siamo venuti coi soldi contati. Allora ragazzi, proseguiamo. Ryuji? Ah, sto posto è pieno di immondizia. Dove diavolo siamo? Morgana invece? Non ho idea, ma dobbiamo trovare un'uscita. Ok, avanziamo allora. Vorrei provare un po' di combo, quindi... Questo cos'è? È un cubo. Questo sembra una specie di container. Oh! A me sembra una roba computerizzata. Sembra la pandorica di Doctor Who, dai! E vuoi vedere che forse ci ho azzeccato? Sofia starting. Wow. What you would like to like me to become? Cosa vorresti che io diventi? Un Phantom Thief. La nostra nuova companion del gioco, probabilmente, visto che era anche nella intro. Non mi piace il rossetto, troppo lucido. Chi sei tu? Sei il mio papà? Are you my mommy? cos'è questo posto? Tu chi sei? Sono un ladro fantasma, chi sei tu? Sono Sofia, l'amica dell'umanità. Piacere di conoscerti. Anche per me è un piacere. Sei umano? Hai un nome? Sì, mi chiamo così. Joker, ok, l'ho memorizzato. Joker, questo posto sai forse dov'è? No. Ehi, ho sentito qualcosa! Chi sei tu piuttosto? Cos'è, Joker? Non lo so. Oh! Cerchi qualcosa? Un procione? Vuoi dire gatto, magari? Aspetta, non dire gatto! Deciditi però. Comunque, chi è? Ha un aspetto piuttosto strano. Detto da te, poi. È saltata fuori da una scatola carina, eh? L'amica dell'umanità. Amica tipo la tua? Io sono Sofia, l'amica dell'umanità. Anche tu sei stata scaricata qui da Alice. Non lo so. Ho appena appreso che non ho ricordi, quindi non lo so, ho indovinato. Aspetta, cosa? Ehi, voi due, venite qui un attimo. Ma poverina, la lasciate lì da sola. Quella chi è, Joker? Ha detto che non aveva ricordi. È saltata fuori da una scatola gigante? Che razza di roba è mai questa? Troppo strana! Come se invece entrare di nuovo nel metaverso fosse normale. Però non sembra un'ombra. Non sembra nemmeno ostile. Qualsiasi cosa sia, dobbiamo comunque trovare una via d'uscita. Non risolveremo i nostri problemi in questa discarica. Questo è poco ma sicuro. Nei guai?
Oh, ma quanto sei... Se siete nei guai, posso aiutare. Sono l'amica dell'umanità e il mio scopo è di essere utile agli umani. Allora vuoi aiutarci? Esatto, qual è il vostro problema? Ecco, ci siamo persi. Diciamo che stiamo cercando una via d'uscita da qui. Una via. Raggiungere la superficie risolverebbe il vostro problema con una via d'uscita da qui? Sì, certo. Ok, ci penso io. Cerco una via d'uscita da qui. Ehi, cosa? Non avventurarti da sola. Che si fa, Joker? Dovremmo seguirla, non possiamo lasciarla qui. Giusto, le ombre potrebbero attaccarla da un momento all'altro. Ne sei davvero sicuro? È ancora super sospetta. Ma immagino che non dovremmo neanche abbandonarla. Ehi, ehi, meglio se fai attenzione alle ombre. Oh merda, troppo tardi. Mettiti dietro di noi, Sofia. Ok, ci penso io. Mi piace la combinazione quadrato-triangolo. Ricompensa 35 punti esperienza. Un po' povero, come cosa. Ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Sofia, giusto? Sei ferita per caso? Nessun problema qui. Perché mi hanno attaccata? Aggredire gli altri senza motivo non è un comportamento decoroso. Non so bene come spiegartelo, ma quei tizi si chiamano ombre. E noi siamo i ladri fantasma. La signora di questo posto ci considera dei ribelli pericolosi, degli intrusi da eliminare. I ladri fantasma. È fantastico! Questo è ciò che hai da dire. Beh, grazie per il complimento. Comunque, c'è un fottio di ombre qui in giro. Se vuoi aiutarci, allora andiamo tutti fuori. Posso trovare una via d'uscita da qui, dovete solo aspettarmi. Hai davvero intenzione di aiutarci? Vi ho aiutati per tutto il tempo. Joker mi ha aiutato per primo, ora io aiuterò lui. Usami per ciò che ti serve, Joker. Ok. Va bene, sei strana, ma immagino che tu voglia davvero aiutarci. La scelta è tua, Joker. Facciamolo assieme e spero che andremo d'accordo. Facciamolo. Ok, buona idea, Joker. Grazie. Insomma, insieme al gatto e allo scheletro. Non sono uno scheletro. Calma, sculdare. Adesso... Aspetta, solo perché ho questo aspetto non significa che sono un gatto. Calmati, scheletro, in realtà è un procione. No, devo dirlo a uno dei due. In realtà è un procione. Joker! Io sono Skull, non sbagliare più. E io sono Mona, ok? Non dimenticarlo. Cosa vi ha turbato? Questa è un po' stupidina. Ci siamo toccati proprio, oddio. D'accordo, facciamo attenzione. Noi dovremmo cavarcela, ma vorrei evitare pericoli per Sofia. Cerchiamo di non farci scoprire. Sei bloccato? Nell'angolo in alto a destra dello schermo è mostrato il tuo obiettivo attuale, con un indizio per aiutarti a completarlo. Quindi il nostro obiettivo è fuggi dal canale sotterraneo e esci in superficie. Ok, proseguiamo allora. Però mi piace questa... Non lo so, non so cosa pensare. Oh, gli oggetti. Occhio, c'è un'ombra. Ed è rossa. È cattiva questa. Questa è un'ombra cattiva. Merda, è ancora in giro. Abbiamo Sofia con noi, dovremmo evitarla se possiamo. Ok. State dicendo che quella cosa ci sbarra la strada? Sì, non possiamo fuggire se non la superiamo. Ok, ci penso io. Ehi, pensi tu a cosa? Aspetta, ma che cazzo? Lo sta per attaccare. Ehi. Ah, dei Jack o' Lantern. Sofia! Bella! Ha resistito! E ha una persona e usa degli yo-yo! Ti dirò! Oh, si è immedesimata! Porca troia, gliela suonate! Pazzesco, era una persona! Non penso. Ma chi? Cosa stai facendo?
Sto aiutando i ladri fantasma, non prenderla sul personale. Io penso che lei sia una IA. Visto la forma dei capelli e tutto il resto, lei non sa che siamo i ladri fantasma e ci sta aiutando perché è suo compito farlo. È il compito di aiutare l'umanità. Però penso che sia una IA tipo Emma che vuole aiutarci in tutti i modi, però lo fa inconsciamente. Ricompensa 62, frutto del diavolo. Oh, proprio i bei tempi del memento. Ok, li abbiamo sconfitti. Aspetta. Tra parentesi, io credo che quella non sia una persona reale. Penso che sia la sua immaginazione di persona. Penso che sia la sua interpretazione. Quindi penso che quello che ha appena fatto apparire sia una finta persona. Sei maledettamente forte. Avresti dovuto dirci subito che sei capace di combattere. Non me l'avete chiesto. Non solo quello, ma guarda i suoi vestiti. Ma che diavolo! È completamente diversa dalle nostre trasformazioni. Sì, si è messa un cappuccio, Morgana. Ho copiato quello che fate voi e sono diventata così. Quel robot è misterioso. Stai bene? Anche lei è capace di evocare una persona. Stai bene? Coso, non è questo il punto. Noti niente di più di importante. Sei tipo capace di evocare una persona. Ecco, esatto. Visto? Persona? Le cose che hai usato in combattimento, quelle scatole che volavano dappertutto. Quella era un'arma. Mi serviva per combattere. Sofia, tu cosa diavolo sei? Te l'ho detto che non è una persona. Io sono Sofia, l'amica dell'umanità. Sì, questo l'abbiamo già sentita. C'è ancora fin troppo che non sappiamo. Ma ora non abbiamo tempo per scoprirlo. La nostra priorità è trovare il modo di uscire da qui. Già, non voglio che lei attiri ancora più attenzione sul nemico. Ehi, lasciamo che ci aiuti. Considerato quello che abbiamo appena visto, non credo che ci saranno problemi. Non ho mai messo in dubbio questo. Concordo, non sappiamo cosa ci aspetta più avanti. Ma più potenza di fuoco abbiamo, meglio è. Puoi darci una mano, Sofia? Ok, ci penso io. Contiamo su di te, non sforzarti troppo. Contiamo su di te. D'accordo, contate su di me. Beh, andiamo, fai strada, tappetta. Ricevuto. Ma è proprio basso effettivamente, ora che ci ho fatto caso. Giusto, dobbiamo stare attenti alle nostre condizioni. Servono oggetti curativi. Usare gli oggetti, ok, questo l'avevo già immaginato. Ma stiamo bene tutti quanti, quindi aspetta che prendo questo oggetto. Raccogliere oggetti. Esplorando il metaverso noterai degli oggetti sparsi in giro. Posso essere che c'è un frusaglio che puoi vendere in cambio di denaro, oppure oggetti di recupero preziosi. Raccoglili ogni volta che li vedi. Una cover per cellulare. E ok, per salire devo fare cerchio. Ah, guarda, un forziere. Ci saranno anche qui una fascia del respiro. Ci saranno anche qui i grimaldelli? Io spero di no, perché i grimaldelli erano una delle cose più fastidiose da avere all'inizio della prima partita. Protezione e accessori. Ok, ma io posso... Ah no, ecco, posso personalizzare anche gli altri. Soffio di energia. Va bene, 10 HP in più. Non fanno certo che male per ora. Eccoci qua, proseguiamo ragazzi. Altro oggetto che di sicuro non lascio qui. Devo ricordare, cioè già lo ricordo, ma devo pensare che per salire posso saltare in alcune zone. Ok, posso fare anche gli attacchi aerei. Pixie. Arrivano delle ombre. Ora sono parecchie. E sono parecchie. State pronti. Esistono diversi modi per prendere di mira una debolezza del nemico, oltre alle abilità, ricordi? Usare le armi da fuoco. Tenendo premuto R1. No. R1 tende premuto L1. Spara con l'arma da fuoco. Mentre prendi la mira tenendo premuto L1, puoi sparare premendo R1. Minchia. La riserva di munizioni varia in base al tipo di arma. Dopo ogni battaglia le munizioni si ripristina. Ottimo. Ok, quindi L1 è la mira. Ma io avrei sparato all'altra, non vorrei dirlo. Scusa un attimo. Quindi L1 faccio l'attacco con la persona, mentre con R1 sparo. Ok.
Oh, ascolta, finché l'assalto non consuma robe come stamina o cazzate simili, a me va benissimo. E il remix delle Monaca è diventato uno yo-yo umano. Credo sia stato inutile il mio attacco. Oh, Mona è salito di livello. Apprende abilità e passive. Dopo ogni scontro le persone potrebbe aumentare di livello. Le sue statistiche aumenterebbe e potrebbe imparare nuove abilità. Alcune abilità si attivano automaticamente, non è necessario attivarle se le hanno premute R1 premendoci X. Ok. Per fortuna Morgana ha imparato Dia. Così nel caso di bisogno abbiamo chi ci cura. E tra l'altro io avrei bisogno un po' di cura. Abilità nemiche. Anche i nemici possono usare le abilità. Quando su un nemico appare il nome di un'abilità, significa che si prepara ad usarla. Resta in allerta per evitare gli attacchi. Aia, chi mi ha sparato? Supporto dei compagni. I compagni che lottano al tuo fianco potrebbero assisterti usando abilità di recupero e bonus. Insomma, Morgana che fa Dia. Quello era il senso. 1, 2 e assalto. Mi piace come è interattiva la cosa. Mi piace veramente tanto. La Madonna. Ha sparato un laggio laser incredibile, Sofia. Oh, ti dirò che come companion Sofia non mi dispiace. Sono già arrivato lassù, Morgana. Sofia non mi dice... Imboscata? Strano. È una zona talmente ampia che non avrei avuto dubbi che lo sarebbe stata. Ma posso... No. Ci sono due ombre cattive qua. Oh, occhio! Ci sono delle ombre. Non ci hanno ancora individuati. Devo spazzarli via anche per voi? Eccoti una dritta sui ladri fantasma. Evitiamo di gettarci a capofitto in battaglia, se possibile. Tipo adesso, per esempio, sfruttiamo quelle scale. Ma perché? Noi combattiamo sempre i nemici, Morgana. Cover per cellulare, ma pensa un po'. Vedi quella cosa lassù, Joker? Stai pensando a quello che penso io? Di saltarci sopra? Oh, la Madonna! Che danni incredibili. Ok, alterazioni di stato. Molte delle alterazioni di stato possono essere rimosse con oggetti e abilità di recupero. Puoi anche ridurre l'effetto di alcune alterazioni rotando L. Che cazzo vuol dire? I membri del gruppo in fiamme subiranno temporaneamente danni di tempo e curarli con una goccia di ambra o altri oggetti di abilità di recupero. I nemici in fiamme subiranno temporaneamente danni. Gli attacchi di vento e nucleari attireranno il colpo tecnico. Sono a fuoco. Ok. Pitos si chiama? Ti dirò che comunque non mi dispiace. Ah, guarda, c'è il punto di domanda, perché lei sta copiando noi. Lei non sa cosa sta facendo effettivamente. È fighissima questa cosa. E vai, abbiamo vinto. Aspetterai a festeggiare. Siamo in un vicolo cieco. No, ci sono delle scale lì. Là. Se ci arrampichiamo possiamo procedere. Immagino ci siano alternative. Quando è che saliamo di livello 9? Ah no, noi siamo a livello 3. È Arsene che è ancora a livello 1. Oh no no, fermo. Ma io sono... Ah ok, no, non sono più a fuoco, ok. Stavo dicendo, sono ancora in fiamme. Li vedo! Ma io ero là sopra, perché sono tornato giù? Non si arrendono, eliminiamoli, Joker! Colpiscili! Mi piace la concatenazione di attacchi con la propria persona. Aia, dolore. C'era mica il tasto per schivare?
Non c'era il tasto anche per schivare? Veramente, sono talmente preso che mi sto già dimenticando alcuni tasti. Finiti? Penso di sì. Sì, sono finiti. Oh, fammi indovinare. Questa... ma... ecco, è la nostra prima persona che catturiamo. Hai ottenuto un'altra persona. Si direbbe che il tuo potere sia in gran forma. Il nemico è diventato una maschera. Qualcuno può spiegarmi? Il nemico. Lui è capace di sigillare la forma e il potere di un'ombra dentro una maschera, rendendola una persona. Oh, interessante. Ottenere persone battendo le ombre che hanno mostrato la loro vera forma potrebbe comparire una maschera. Raccogliendo o completando lo scontro otterrai una nuova persona. Perfetto. Bentornata in squadra, Pixie. E Pixie è già a livello 2, che palle. Intanto teniamo Arsène, che vorrei livellarlo un po' se è possibile. E poi gli attacchi di ombra fino adesso mi sembra che facciano abbastanza danno contro i nemici. Nemico in vista. Oh, un bicorno. Joker, prova la persona che hai appena ottenuto. Perché il bicorno è debole al fulmine. Lo sappiamo. Cerchi durante l'indicatore di schermo ancora uno. I nemici con la barra capo più lunga non si fanno abbattere facilmente. Spezza l'icona dello scudo, quindi premi cerchio. Quando appare l'indicatore dello schermo, attacca di nuovo. Ahia, che dolore incredibile. Minchia! Il fatto che ci facciano danno così ad aria è doloroso. Agganciamento. Oh, posso agganciare. Finalmente. Questo sì che è una cosa utile. Colpi tecnici. Però, prima... ancora uno. Pixie! Iperfulmine! Giù il sipario. Schivata automatica. Quando ti attaccano hanno probabilità di evitare automaticamente il colpo. Una probabilità però. Questa probabilità è influenzata dall'agilità della tua persona. Ok. Beh, penso che questa fosse scriptata. Però va bene uguale. Aspetta, devo... ecco fatto. Assaltare i nemici potenti. Svuotando la barra del KO di un nemico potente potrai inserire l'attacco speciale, grazie al quale avrai l'occasione di infliggere ingenti danni. Allora andiamo. Non mi sembra così ingente il danno che abbiamo fatto. Cioè, è stato un buon danno, ma non così ampio. Aspetta, talenti magistrali. Ogni personaggio dispone di un'abilità unica chiamata talenti magistrali. Usando quel personaggio gli permetterà di imparare tali abilità nel tempo. Oh, capito. Imparando i talenti magistrali i personaggi potrebbero ampliare la loro potenzialità in battaglia. Per maggiori dettagli consulta statistiche. Ok. Colpo tracciante. Ah, sono... oh, capito. Ma io vorrei... ah, è il prossimo, ok. Questo è l'unico talento che ho. Esegui un attacco concatenato dopo un attacco con armi da fuoco. Triangolo, triangolo a mezz'aria. Ah, ok, quindi prima gli sparo con triangolo e poi ta 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 ta, ta di quadrato. Ho capito, grazie. Direi che è stata una morte onesta sparandogli. Ma il bicorno è sempre stato così enorme? Oh, ma com'è che salgono tutti di livello tra... ah, beh, perché loro e le loro persone condividono le cose. Ma Arsène non sale di livello, poveraccio. Come stai? Mi raccomando, curati quando ne hai bisogno. Autoguarigione. Fuori dallo scontro, autoguarigione. Se i membri del gruppo hanno perso HP, premi giù per attivare autoguarigione. L'autorigenerazione sfrutta l'abilità curativa del gruppo per ripristinare subito gli HP di tutti i tuoi membri. Ricorda che gli SP richiesti verranno consumati lo stesso. Eh beh, certo. Ma come faccio a recuperare gli SP? Probabilmente con gli oggetti. Ma ci sarà un modo? Ah, eccoci, abbiamo le gocce dell'anima. Non che la cosa mi sorprenda. Ok, proseguiamo. Stazione di Shibuya. Ah, perfetto, siamo fuori. Dovrebbe essere l'uscita. Lo spero. Scusa un attimo, giusto perché... ah, ok, no. Conosco il gioco, quindi... cioè, non questo titolo, però conoscendo Persona 5, essendoci una tubatura, potevamo uscire.
un condotto di ventilazione, magari potevamo uscire fuori. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta a uscire. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Però questo è ancora il metaverso, restate in guardia. Attendete, prego. Che c'è, Sofia? Trovato qualcosa? Non lo so. Cos'è? L'ho trovata, una via d'uscita da qui, è vicina. Sul serio? Aspetta, come hai fatto? D'un tratto lo sapevo, tipo... Fiu, ma seriamente? L'uscita è vicina, seguitemi. Corre come Naruto. Ehi, aspetta, Sofia! Ma che le prende? Non lo so, ma dobbiamo muoverci. Cazzo, comunque Sofia mena di brutto. Mena. Ma meno male che mena. Guarda, sono proprio contento che abbiamo un nuovo membro del gruppo. E questa è la via d'uscita di cui parlavi, Sofia? Sì, e questo è ciò che ho rilevato prima. Ah! E sarebbe? È ok, conduce fuori. Conduce fuori? Diventerà tutto wow per un attimo, ma poi sarete fuori di qui. Che cavolo di spiegazione sarebbe? Come fai a sapere che andrà tutto bene? Fidati di me, Joker. D'accordo, la cosa mi puzza, tanto vale provare. D'accordo, mi fido. Mi fa piacere che tu voglia fidarti di me. Sembra che non abbiamo altra scelta. Tu non vieni? Ecco, appunto. Io sono... Cosa dovrei fare? Torniamo indietro assieme. Quella di Joker è un'ottima idea, Sofia. Questo posto pullula di ombre. Può solo finire male se resti qui. Ma... Diamine, ma cosa ci vuole? Forza, vieni. Ah, che stai facendo? Non lasciamo nessuno indietro a morire. Entra in quel dannato portale con noi. Skull, calmo. Ok, quindi volete che venga con voi? Ok. Beh, ci siamo. Uno, due. Secondo me... No, dai. Non poteva fare l'infame rimanere indietro. Non l'avrebbe mai fatto. Secondo me adesso è sera, come sempre è stato in tutte le volte. Però ci hanno chiamato e noi non abbiamo risposto. Dove cazzo siete? Dov'è la carne? Puff. Ah, pensavo che apparissimo lì all'improvviso. Questo è il mondo reale, vero? Già. Già, sembra che siamo riusciti a tornare. Sei tornato con successo dalla prigione, bentornato. Prigione? Aspetta, Sofia, dov'è finita? Ehi, sono qui. Ciao. Non mi sembra di vederla. Ehi, tappetta! Muovi le chiappe, vieni qui. Ryuji? Non urlare in mezzo alla gente, idiota! Hai bisogno di qualcosa? Ma quella era la voce di Sofia. Ma dov'è? Sono davanti a voi, nel telefono di Joker. Che ci fai lì? C'è qualcosa di strano nel mio telefono. Cos'è quella testa svolazzante? Io! Wow, ma è saltata fuori dal nulla! Oh, vi siete cambiati? Sei davvero tu, Sofia? Già, sono davvero io. Ma tu chi sei? Sono sempre Mona, in questo mondo ho l'aspetto di un gatto. Mona? Sei Mona? Quindi davvero non eri un procione? Questo te l'ho già detto! Aspetta, sei sul serio sul telefono, sul suo telefono adesso? Beh, perché io sono una IA, te l'avevo detto. Lei ci sta copiando. Una IA? Ho già capito, forse mi sto già flashando la trama. Emma è un'IA cattiva che ha sostituito Sofia e ha preso il suo posto. Sofia scoprirà questa cosa e si trasformerà veramente in un Phantom Thief e attiverà la sua persona. Sto solo svolazzando con la mente. Quella cosa intelligente, giusto? Ce ne ha parlato Futaba, un'intelligenza artificiale.
Sul serio! Sono felice che tu stia bene comunque. Devo ringraziare il tuo telefono. Ero piombato in una luce infinita quando sono riuscita a rintracciare l'odore di Joker. Sono finita qui. Il suo odore? Ma chi sei, Morgana? Quindi, visto che è una IA, si è trasformata in dati quando è giunta in questo mondo. Cioè, ora vivi nel suo telefono. È piuttosto piccolo, ma è accogliente e ha tutto quello che mi serve. Volete unirmi a me? Unirvi a me? Non ho nemmeno l'energia per ribattere ora come ora. Comunque, è un gran sollievo sapere che tu sei uscita sana e salva. E che mi dici di tutta quella gente che era lì dentro? E ancora, sai... Non lo so, ma dubito fortemente che la gente comune riuscirebbe a combattere contro una roba del genere. Mi sono preoccupato per loro, salviamoli. Ti capisco, ma se partiamo a testa bassa, senza un piano, finiremo per farci catturare anche noi. Una parte nuova del metaverso contiene una sua versione di un palazzo, accessibile tramite Emma. Ha persino un'ombra come signora. È probabile che in questo momento stia accadendo qualcosa di terribile. Ho un brutto presentimento. Già, anch'io. Andiamo alle Blanche, decideremo il da farsi insieme a tutti gli altri. E lei? Sembra che io non possa uscire da questo telefono. Quando sono giunta in questo mondo mi sono collegata a internet e ho appreso moltissime cose. Ma la mia memoria è ancora cancellata. Ripeto, la sua memoria secondo me ce l'ha Emma. Inoltre, non ho trovato alcun modo per recuperare i dati. E infine sono bloccata qui. Cosa dovrei fare ora? Verrai con noi, basta che ti calmi e vieni a stare da me. Allora saremo compagni di stanza. E poi presentare Sofia a tutti gli altri probabilmente renderà più facile la spiegazione. Mi chiedo proprio come andrà, specialmente quando verranno a sapere che di questo pseudo palazzo. Ci sono altri ladri fantasma? Sì, abbiamo un'intera banda. Uno di loro perderà probabilmente la testa per te. Ok. Sembra divertente. Oh Gesù. Futaba. Oddio, cos'è quella cosa? Naruhodo. Capisco. Quindi siete entrati nel metaverso con l'invito di Alice Iraghi e avete conosciuto un IA senziente di nome Sofia, che ora è nel tuo telefono. Se la metti così, ci fai sembrare dei matti. Ma vi dico che è la verità. Sembra assurdo, ma è vero. Neanche io volevo crederci. Dopotutto, sappiamo cosa significa un mondo cognitivo del genere. Vi capisco, vi capiamo. Nessuno di noi si inventerebbe qualcosa del genere. Tuttavia, è possibile che questa Sofia ne sappia più di noi di tutta la situazione. È ancora con te, giusto? Possiamo parlare con lei? Certo. Già, vediamo se Sofia può dirci qualcosa di utile per aiutarci a capire cosa sta succedendo. Sofia, ci sei? Puoi unirti a noi, Sofia? Ciao, ladri fantasma. Cosa? Cos'è quella? Sono Sofia, l'amica dell'umanità. Questa è Sofia? Già. Wow, non riesco a credere che sia davvero... che sia tutto vero. È una sorta di ritrovo, questo. Sembrano essere presenti diversi ladri fantasma. Lala. Sta canticchiando da sola. Cielo, ma cosa? Che design delizioso. Riesco a percepire il fascino, il dolore e la tenacia che racchiude. Aspetta, cosa? Già, ecco, questa è Sofia. Piacere di conoscervi. Ok, un Yahweh con una volontà autentica è davvero troppo avanzata. È vero? Neanche noi riuscivamo a crederci. Dovreste dirle i vostri nomi. Giusto, è la prima volta che ci vediamo. Piacere di conoscerti, Sofia. Io sono Makoto Nijima. Io mi chiamo Haru Okumura. Siamo entrambe studentesse universitarie, ma io do anche una mano all'azienda di famiglia. Io sono Ann Takamaki. Sono al terzo anno di liceo e a volte lavoro anche come modella. Io sono Yusuke Kikitagawa. Mi impegno costantemente al fine di padroneggiare le arti a noi note e sono povero. Quindi tocca a me? Sono Futaba Sakura e sono una frana nel socializzare, ma vorrei che diventassimo amiche o roba così. No, sei andata alla grande, Futaba. Anzi, scommetto che tu e Sofia andrete un sacco d'accordo. Makoto, Haru, Ann, Yusuke e Futaba, me li ricorderò. Avete tutti dei nomi molto più normali di Joker.
Oh, giusto, ce ne siamo dimenticati. Allora, siamo i ladri fantasma, ma... Nel metaverso usiamo dei nomi in codice per evitare che i nostri nemici scoprano le nostre vere identità. Nomi in codice. Il mio vero nome è Ryuji Sakamoto, il gatto Morgana, e lui è... Phoenix. Phoenix Star. Non l'ha detto Ryuji perché stava parlando. Phoenix Star, ok, lo ricorderò. Quindi sei davvero un programma del computer? Esatto, vuoi vedere il mio codice sorgente? Oh, sì, vediamo. Datti una calmata, ok, potrei vederlo quando avremo finito con le domande. Per prima cosa, perché eri nel metaverso? Non lo so, perché la mia memoria è sparita. È possibile che tu abbia la versione per IA di amnesia. Parrebbe difficile rimediare. Se c'è stato un crash dei tuoi dati, potrei dare un'occhiata e tentare di recuperarli. Impossibile, ho già provato ogni soluzione praticabile. Ah, già, date le tue specifiche, non mi sorprende che tu ci abbia già pensato. Riesci a ricordare qualcosa, qualsiasi cosa? Solo il comando che ho ricevuto in fase di inizializzazione. Non ne sembri così sicura. Essere l'amica dell'umanità, questo è il comando che mi è stato dato. Non ricordo nient'altro. Non è un problema, non preoccuparti. Già, non pensarci troppo, Sofia. Ero nella tua stessa identica situazione quando ho conosciuto questi. Grazie. Ho ancora un fottio di domande su Sofia, ma prima abbiamo un lavoro serio da fare. Giusto, il metaverso e ciò che abbiamo visto. In base a quello che avete visto, Alice Iraghi ha un palazzo a Shibuya, giusto? Già, si faceva chiamare regina, era arrogante, dava ordini alle ombre e altre stronzate del genere. Era senza dubbio il mondo cognitivo, ma c'era qualcosa di tremendamente diverso dai palazzi. Cioè cosa? Le ombre attaccavano gli esseri umani reali. C'erano delle persone nel palazzo? Vuoi dire che avevano accesso al navigatore del metaverso? Ma è sparito per tutti quanti noi. Lo so, ed è qui che entra in gioco questa. Ma quella è Emma. Vuoi dire Emma? Già, per qualche strano motivo questa cosa ha funzionato proprio come il metanav. Abbiamo inserito accidentalmente la parola chiave per Emma di Alice e siamo stati spediti dritti nel metaverso. Aspetta, questo vuol dire che Emma è pericolosa. Ma puoi semplicemente disinstallarla, il metanav non funzionava così. C'è un'altra cosa che mi sospettisce. Quando siamo tornati in questo mondo, Emma ha detto che siamo ritornati dalla prigione. Prigione? L'unica cosa che abbiamo capito è che questo nuovo posto si chiama prigione. Quindi potreste venire con noi a dare un'occhiata al palazzo, o prigione, o come diavolo volete chiamarla. Ottima osservazione. Non possiamo andare avanti se prima non lo vediamo con i nostri occhi. Io ancora non riesco a credere che Alice sia la signora di un palazzo. Vogliamo andare a esplorare insieme? Prima lo facciamo, meglio è. Credete sia sicuro entrarci, però? E se finissimo catturati? Non c'erano nemici nelle vicinanze dell'uscita, non c'è pericolo se entriamo da lì. Allora, Phoenix, domani torneremo in quel luogo? L'idea mi piace, diamo un'occhiata. Ottimo, abbiamo una missione. Molto bene, sono impaziente di vedere questa prigione. Che ne dite di incontrarci al ponte di collegamento di Shibuya? Ma prima... Voglio vedere il codice di Sofia. L'avevi promesso, ricordi? Oh, sarà una scorpacciata di informazioni di portata leggendaria. Prometto che non sentirai niente. Sei sicura che sia una mossa saggia? Credo di sì. Cioè, almeno sappiamo che con i computer ci sa fare. Oh cavolo, ci rivediamo tutti e succede proprio questo. Mi sa che in queste vacanze estive ci toccherà sgobbare. Che c'è? Che ne sarà della nostra illuminante gita a Kyoto e del nostro fantasmagorico barbecue? Fantasmagorico barbecue? Intendi il campeggio? Sembra che ci toccherà rimandare. Maledetto metaverso, giuro di ridurti in brandelli. Cosa? Non puoi fare brandelli in metaverso, risparmiati per le ombre. Yusuke che voleva mangiare, poverino. Cavolo, proprio oggi doveva esserci tutto questo caos. È il caso che Futaba armeggi un po' con Sofia, non appena avremo un attimo di tempo.
Consultare i tutorial. Puoi consultare i tutorial già visualizzati e altre informazioni correlate aprendo il menu di comandi, selezionando poi sistema e poi infine tutorial. Oh, Dio mio, è successo tutto così in fretta. E finalmente abbiamo il tasto menu.